Siamo giunti finalmente dopo un lunghissimo viaggio. Finalmente entriamo dentro l'albero. Andiamo nel pozzo delle anime. Cosa ci aspetterà? Non lo so. Soltanto che fra un po' finiremo il gioco e sono anche stracontento. Pozzo delle anime. Ho fatto un po' di rifornimenti. Ma ti sei mai chiesto, morte, perché tu sei illeso, mentre gli altri intorno a te margiscono nella morsa della corruzione? Sarà perché tu ti sei già macchiato del peccato del tradimento? Come sconfiggerai ciò che ribolle nel tuo cuore? Tu non puoi fermarmi, o la tua anima sarà dannata per sempre! Che sia, allora. Madonna, che ascione. Avatar del caos. Aia, questo l'ho preso in faccia. Interessante, che fa niente, ottimo. Sei diventato debole, fratello! Oddio, ma allunga quella spada. Cosa? Terzo colpo. Terzo colpo che colpisce da lontano, incredibile. Eccolo là. Attaccami, ciccio! Mi serve. Ah, in animazione! Stessa tecnica contro Samael, funziona! Dai, mi ha colpito cosa minchia, ma porca. Cos'è? Il più grosso? Figata. Sembra che diventa più scemo diventato. Che diavolo? Oddio, sembra che fanno più male sui colpi, Dai, però. Schivarlo. Aia, mi ha preso! Mamma mia, che stangata che ti ho tirato! La Madonna! Picciolito schifoso. Che sta facendo? Ma che cavolo? No, sono in animazione, non puoi colpirmi, Madonna.
Madonna, non mi frecchi così, ciccio. Campione di Osu qua. Campione, me lo prendo tutto in faccia. Campione di Osu, devo cliccare i tasti. A dei crittoni che ti arrivano. Ancora. No, no, guarda qua. No, no, guarda qua. Dai, su. Woo! Ma ha schivato, dai. Sta prendendo un cu, una sberla. Fa niente. Aia. Dai, sono andato sul bombe però. Tu muori, brutta merda. Colpo finale! Attacco kamikaze! Dai, vai in avanti, brutta merda! No, abbastanza. Ma che cazzo è sta mossa mai fatta? Fa cagare, porca vacca, se fa cagare. Non fa un niente di danni. Prima volta ho fatto il Darkside, è talmente inutile. Muori! Muori, bitch! Ancora per mano, fratello. Ho ucciso Absalom. Fermato la corruzione. Ed ora eccomi giunto al pozzo delle anime, senza alcuna idea di cosa fare. È piuttosto semplice. E tuttavia difficilissimo. Risparmia gli indovinelli, padre Corvo. Puoi trarre potere dal pozzo per ricreare il regno degli uomini. O per far risorgere i Nephilim. Ma sappi che scegliere l'uno condannerà per sempre gli altri. Oh. Mio fratello Guerra, farei di tutto per proteggerlo. Far tornare l'uomo sulla terra richiederà un sacrificio. Da morte venne la vita e i semi dell'umanità germogliarono, ma il viaggio di morte non era finito. Sulla terra devastata, suo fratello Guerra aveva ucciso il distruttore. Ti daranno la caccia,
La città bianca certamente, il consiglio e altri ancora. Combatterai questa guerra da solo? No. Non da solo. Dai, hanno cambiato la voce. Guerra aveva spezzato il settimo sigillo, evocando i cavalieri dell'Apocalisse. E il numero dei cavalieri sarà per sempre 4. Bene, siamo giunti alla conclusione di Darksider 2 con la sconfitta di Absalon. Ma la storia non è finita qui, perché hanno già annunciato Darksider 3, che ovviamente, siccome ho iniziato la serie Darksider, lo finirò col terzo, e sappiate che morte non è morto. Dire, sto gioco mi è piaciuto, ma anche non mi è piaciuto, perché ha moltissime pecche, ma veramente fastidiose, e soprattutto con le camminate infinite, simulatore di parkour e altre camminate. Spero solo che nel terzo impareranno dai propri errori la casa in cui l'ha fatto, e spero solo che risolva queste pecche, queste lacune, perché se riescono a solidificare tutto in una cosa sola, veramente è una figata di gioco. Però per ora come ora possiamo soltanto sperare che possano farlo. Grazie per avermi seguito nella serie, ci troveremo nella terza. Se volete o avete qualche idea di qualche altra nuova serie, fatemelo sapere tranquillamente nei commenti, e noi ci becchiamo col prossimo serie.